Una nuova avventura di Gorilla Force. Ormai avete imparato a conoscere la città spaziale di Garrick e lo spazio che la circonda, dove i nostri amici lottano per mantenere la pace e il rispetto della legge. L'organizzazione di crimine fa di tutto per impadronirsi della città e delle sue prosperosissime industrie. Non indietreggia infatti neanche davanti all'uccisione di vittime innocenti, al sabotaggio di aerei e all'esplosione di edifici. L'organizzazione e l'armata crimine sono sotto la perfida guida di Paul Crazor e della misteriosa squadra suprema. È stato il dottor Mandy a volere la creazione dei Gorilla Force. Capitan Chance, Jet, Superstar, Babyface, Mago e la bella Venus sono sempre al lavoro. Cosa posso servirle, signore? Paradiso e inferno, grazie. Ah, io lo preparo subito. Sei molto silenzioso. È da tanto tempo che non ci vediamo e tu non mi hai neppure salutato, George. Non sono più neanche capace a salutare da quando ho cominciato questo lavoro, Chance. Fatti guardare. Non sei cambiato affatto. Sono già passati 3 anni. Quasi 4. Che cosa hai fatto in tutto questo tempo? Ho lavorato nel campo dei computer e sono diventato un esperto. Nella polizia di Garrick? No, alla Calvin. Una grossa compagnia sotto il controllo di crimine. Ho sempre lavorato con te nella stessa squadra fino a 4 anni fa, quando ci siamo diplomati alla scuola di polizia spaziale. Subito dopo tu sei stato nominato capo di una squadra speciale della polizia di Garrick e io ho avuto il comando delle Aquile Rosse. Tutto questo lo sapevo già. Adesso dimmi la ragione per cui mi hai fatto venire qui, George. Recentemente sono stato costretto a lasciare le Aquile Rosse. Il dottor Mandy mi ha ordinato di lasciare la mia squadra ed infiltrarmi segretamente nella Calvin Company. A che scopo? A lei, signora. Oh, grazie. Buono. Un po' più di tequila e un po' meno ghiaccio e sarebbe stato quasi perfetto. Erano anni che non bevevo più di questa roba. La ringrazio, signora. Dovevo procurarmi le impronte vocali del boss di crimine. E allora? Nel computer principale della polizia di Garrick sono memorizzate le impronte vocali di tutti gli abitanti. Se confrontiamo queste con quelle del computer... potremmo sapere chi è il boss. Già, e la distruzione dell'organizzazione crimine diventerebbe una cosa fattibile.
Ma come mai hai voluto incontrarmi in mezzo a questo deserto? Perché anche nella polizia ci sono molti uomini di crimine. Non appena ho lasciato la Calvin Company, dopo aver fatto rapporto al dottor Mandy, una navicella di crimine mi ha attaccato e mi ha costretto ad atterrare qui. Era una spia? Certo. E non può essere che all'interno della polizia. Ho capito. Per questo hai chiamato me invece del dottor Mandy o della polizia. Perquisiteli tutti quanti con molta attenzione. Ok. Ehi, tu, fammi vedere che cosa hai nascosto. Hai visto? Ai soldati non insegnano più a comportarsi da persone educate. Se vuoi vedere qualche cosa, devi dire, per favore, signori, posso dare un'occhiata? Chiedo umilmente scusa per la mia maleducazione e vi ringrazio per la lezione di Galateo. Adesso posso dare un'occhiata, per favore? No, non puoi. Andiamo, George. Sì. Scommetto che a quest'ora hanno già circondato interamente l'edificio. È un bel pasticcio. Ehi, voi due, potete andare di sopra passando dietro il bancone e poi uscire dalla finestra e passare sul tetto della casa vicina. Ma... sbrigatevi. Grazie. Ma perché rischi di essere ucciso per noi? Per tre ragioni. Perché sono vecchio e ormai non mi rimane più molto tempo da vivere. E poi perché non sopporto i prepotenti. E più che altro perché voi siete i primi clienti ad avermi fatto i complimenti per come ho preparato il paradiso e inferno. Ma su, sbrigatevi ora. Ti ringrazio ancora. Torneremo presto a pagarti il conto e a bere con te. Smetti! Usciamo di qui! Fate fuoco col bazooka! Muovetevi! Sì, signore! Quei due sono bruciati con la registrazione. Comandante, non sono bruciati. Seguiteli, svelti e recuperate la cassetta. Tu, passami il telefono. Eccolo. Da Tanner al comando squadra Tigre, mandate subito un elicottero all'inseguimento di due fuggitivi con una jeep. Ok. Non devono fuggire con quella registrazione. Mission Outer Space. Sound. Mi hanno informato che la squadra Tigre di crimine è atterrata segretamente sulla base K7. Dottor Mandy, sbaglio o la Tigre è la squadra più forte di tutta l'armata crimine? Sì, ed è per questo che vi chiedo di andare laggiù a recuperare Chance e George Cooker. George Cooker? È un nome che ho già sentito. Era un compagno di corso di Capitan Chance alla scuola di polizia. Sì, al lavoro ragazzi, presto. Sì, signore!
C'è un oasi tra circa 2 chilometri e lì c'è la mia navetta. Tra 2 ore potremmo essere già atterrati a Garrick e aver consegnato la cassetta al dottor Mandy. Spero che vada tutto bene, ma quando c'è di mezzo crimine... Lo sai che insieme siamo imbattibili. Grazie. George, adesso devi dirmi la verità. Perché hai voluto lasciare le Aquile Rosse? Ma forse questi sono fatti che non mi riguardano. Per colpa mia sono morti 5 uomini. Prendevano parte ad una battaglia con un gruppo di terroristi. Il combattimento era stato duro. Eravamo tutti molto stanchi e nervosi, io compreso. Così, quando ho sentito un rumore, ho pensato che fosse un nemico e ho sparato. Invece, era solo un povero coniglio. Però dagli spari nemici sono riusciti ad individuare la nostra posizione. Io sono sopravvissuto, ma da allora voglio essere responsabile solo della mia vita. Capisco. Ho sempre davanti agli occhi quella scena terribile. Non potrei sopportare di essere responsabile di altre morti. George, devi cercare di liberarti da questi sensi di colpa. Non sei tu il colpevole, ma quei terroristi. Ed è a loro che devi farla pagare. Ho nascosto la mia navicella dietro quelle rocce. Ormai siamo vicini, George. Oh no, dei ricognitori nemici! Qui capo squadriglia, comando Tigre. Abbiamo individuato i fuggitivi. Incominciamo subito l'attacco. Comandante, gli elicotteri hanno trovato la jeep tra quelle rocce laggiù. Bene, però quella è una zona praticamente inaccessibile. Visto che non abbiamo alternative, dovremo passare immediatamente alla tattica B. Ok. Fate salire i Batroom sull'aereo da trasporto. Io vi raggiungerò là. Oh, ehi, guarda dove vai! Stai zitto, hai solo da toglierti dai piedi dei Batroom. Comandante Tanner, noi siamo pronti. Allora partite. Sì, signore. Ehi, è un po' in ritardo. Mago non si è ancora fatto sentire, vero Superstar? No, purtroppo non ha ancora chiamato. Ed è già più di un'ora che è andato in città per fare delle indagini. Qui è Mago che chiama. Da quello che mi hanno detto in città, Chance e un altro uomo, che dovrebbe essere George, sono stati attaccati in un bar e sono fuggiti con una jeep. Gli uomini che li hanno attaccati li stanno inseguendo verso la zona rocciosa del deserto. Bene, noi ci dirigeremo immediatamente verso quella zona. Allora ci ritroveremo là. Vai, Jet! Ok, assetto da combattimento! Siamo quasi arrivati, George. Salta giù. La tua mira è sempre eccezionale, Chance. Purtroppo devo tenermi costantemente in allenamento. Dai, George, sali. Sì. No! Chance! Chance, rispondi!
Coraggio, Chance, coraggio! Adesso è ora di smetterla di giocare a nascondino. Dammi la registrazione. E se non te la volessi dare? Userei la forza. E noi te lo permetteremo. Chi sei? La Special Force Gorilla. Gorilla Force. Batroom, attaccatelo. Svegli, andatevene mentre noi li teniamo occupati. Va bene. Tu sei pronto, Ned? Certo. Colpito! Siamo nei guai, accidenti! Abbiamo soltanto perso un braccio, non siamo ancora finiti! Ai, 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 ai. Mago! Siamo nei guai! Abbiamo solo perso la testa, ma non siamo ancora finiti! Non fare storie, dammi la registrazione. Hai finito di crearmi dei problemi. George, guardami, George, parlami, George. Chance, tu sei mio. Bene, sono contento di non aver causato la morte di un altro mio amico. Addio, James. George. Tocca a te! Il nastro purtroppo è stato danneggiato dal calore, ormai è inservibile. Vuoi forse dire che abbiamo fatto tutto questo per niente? No, abbiamo distrutto la squadra più forte dell'armata crimine. La morte di George e la nostra fatica non sono state inutili.